Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi scatteremo insieme la Super Geek Box. Come sapete, se mi seguite da almeno un mese, due mesi, io scarto questa box live. Cioè, non la scarto mai sul tavolo, mi faccio sempre vedere in faccia per, insomma, per vedere le mie espressioni. Comunque, mi è stato consigliato da voi di scattare questa box sul tavolo in modo che si possano vedere meglio gli oggetti che si trovano dentro. La Super Geek Box è una scatola, fra virgolette, nerd, nel senso che si trovano tantissime cose a tema videogiochi, film, eccetera eccetera. E quindi oggi la scatteremo insieme. Questa ha un prezzo di $16, vi lascio sempre il link sotto del sito. Potete acquistarla sia per un mese sia fare l'abbonamento. Oddio, che carina! Ok, io la metterò da parte. E la prima cosa che prendo è lui! Oddio! È troppo puccioso! Allora, mamma mia che bello! No, lo devo assolutamente scartare. Allora, è uno dei personaggi dei Guardiani della Galassia, ed è Groot. Troppo carino! Abbia Dio, l'hanno fatto troppo puccioso! Ok, devo assolutamente vederlo. Qui ci sono gli altri personaggi che si potevano trovare. Vi faccio una panoramica. No, ma Groot è il più carino. Cioè, assolutamente. No, vabbè. Ok. Cioè. Ah! E poi sballonzola. Oh mio Dio, è troppo bello. E poi, veramente, è tutto curato nei minimi dettagli. Anche il corpo, ecco. È super bello. E poi è troppo pucciato. Ed è il mio primo personaggio Funko Pop. In realtà volevo comprarne qualcuno, però non ho avuto ancora l'occasione. Poi troviamo dentro questa maglietta carina, è sempre a tema Star Wars. Sono un po' fissati, mi sa, perché forse è la quarta maglietta che mi arriva a tema Star Wars. Però è carina, perché ci sono anche i cuoricini. Ed è una M, perché voi potete anche inserire la vostra taglia in modo che vi arrivi una maglietta della vostra taglia. Poi troviamo questo, che è il cartellino illustrativo. Qui ci sono tutte le cosine che si possono trovare, però non voglio spoilerare niente. Vi faccio vedere solo questo, che è la maglietta che si poteva trovare in due modi diversi. Per maschi si poteva trovare in questo modo, per femmine in questo modo, con i cuoricini troppo pucciosi. Poi andiamo avanti, c'è questa, che è una collana. Dovrebbe essere una collana. Ops, mi è caduta. Ok, è una collanina con Pikachu, quindi questo dovrebbe essere Ash in versione pixelata. E sono appunto due modellette e c'è la catenina. Sono carinissimi. Poi c'è dentro questo, vediamo se c'è scritto qualcosa nel foglietto illustrativo. Ah, ok, questo è uno sticker per le magliette, quindi si attacca alla maglietta, cioè solamente stirandolo, quindi tramite il calore. Ed è troppo carino con Jake. Non mi ricordo mai se si dice Jake o Jake. Comunque Jake è troppo pucioso ed è un personaggio di Adventure Time. Troppo bellino. Poi, questo che cos'è? Uno sticker. Questo è uno sticker di Yoshi. È enorme. Forse sarebbe meglio tagliarlo. Però è molto carino in versione pixelata, in quattro colori. Poi dentro c'è la spilla, sempre con Yoshi. E mi pare che di questa si potesse trovare in quattro versioni. Quindi si poteva trovare verde, rossa, blu o gialla. Quella blu è troppo carina. Che carina! Che fa la linguaccia! Oh, che carina! Ok, poi l'ultima cosa che troviamo dentro, credo sia l'ultima, è questa. Che carina, anche questo è un personaggio di Adventure Time ed è Bimo, però l'hanno chiamato Birmo perché, oddio, è un copri bevande tipo che funziona da thermos, nel senso che credo non le fa raffreddare. Io sono troppo curiosa, lo devo assolutamente aprire ovviamente. Ed è praticamente un copri lattina, come fanno vedere qui, l'hanno chiamato Birmo, perché dovrebbe essere birra Bimo,
Va bene, comunque è troppo bucciosa e tenero. Sono contenta che ho trovato due cose di Adventure Time, perché mi piace molto. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se preferite il video come lo facevo prima oppure adesso. E in caso vi lascio il link delle box postate in info box. Io vi mando tanti 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 baci e al prossimo video. Ciao!